Bentornati a Dance News Video. Cari amici di Don Bosco e della famiglia salesiana, il mese di febbraio è stato contrassegnato da due importanti visite del Rettore Maggiore alle regioni dell'Intera America e dell'America Cono Sud. Ma tante altre sono state anche le nuove iniziative e i progetti realizzati. Passiamoli dunque in rassegna, partendo dalle attività di ogni regione. Africa, Madagascar. Per questa edizione iniziamo direttamente dalla regione salesiana dell'Africa Madagascar. Congo, visita straordinaria in Africa Congo-Congo. È cominciata lo scorso 21 febbraio la visita straordinaria alla visitatoria Maria Ausiliatrice di Africa Congo-Congo. A condurla, per conto del Rettore Maggiore, è il consigliere per la regione Africa Madagascar, Don Alphonse Ovoudou. La visita straordinaria si è aperta con l'incontro presso la sede della visitatoria a Kinshasa con il superiore della visitatoria ACC, Don Manuel Jiménez, e il suo consiglio, e si concluderà il prossimo 15 maggio. Si tratta della prima visita straordinaria che viene realizzata a questa visitatoria, nata appena 5 anni fa, l'8 settembre 2017. Kenya, formazione dei funzionari per il lavoro. Il Don Bosco Tech Africa DBTA, l'organismo che coordina la formazione professionale salesiana nel continente, sta lavorando duramente per promuovere l'advocacy e favorire lo sviluppo di reti e collaborazione tra i centri di formazione professionale e con le imprese e le aziende del territorio. In quest'ottica, dal 7 al 17 febbraio ha organizzato un corso di formazione per una trentina di funzionari dei servizi del lavoro, durante il quale sono state esaminate e discusse le migliori pratiche per sviluppare reti e partenariati a lungo termine per i centri educativi tecnico-professionali salesiani. Sudafrica, i progetti giovanili dell'Istituto Salesiano. L'Istituto Salesiano per i progetti giovanili a Città del Capo ha vissuto un momento speciale con la visita della Ministra dello Sviluppo Sociale del Sudafrica, Lindiwe Zulu, dall'8 all'11 febbraio. Quest'opera da oltre un secolo lavora con giovani provenienti da contesti a rischio ed attualmente offre 4 programmi ufficiali. La scuola di abilità Impara a Vivere, il programma di meccatronica della Porsche, il programma di formazione marittima Onde di Cambiamento e il programma di preparazione al lavoro giovanile per ragazzi che non studiano e non lavorano. America Cono Sud. È stato certamente un tempo di grazia anche per la regione America Cono Sud, omaggiata in questo mese dalla visita al Rettore Maggiore e in fermento per un gran numero di iniziative in corso. Brasile. Esercizi spirituali per gli ispettori e consigli ispettoriali. Si sono svolti dal 14 al 18 febbraio a São Leopoldo, nel sud del Brasile, gli esercizi spirituali per gli ispettori e consigli ispettoriali delle ispettorie della regione America Cono Sud, predicati dal Rettore Maggiore, Don Ángel Fernández Artime. A questo momento di condivisione spirituale fraterna hanno partecipato 84 salesiani di 11 ispettorie, le 6 del Brasile, Manaus, Recife, Campo Grande, Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre, le 2 dell'Argentina, Nord e Sud, e quelle di Uruguay, Paraguay e Cile. All'appuntamento è stato presente anche il consigliere regionale, Don Gabriel Romero. Il programma ha previsto 7 conferenze tenute da Don Fernández Artime sul tema centrale l'identità consacrata salesiana alla luce del capitolo generale 28.
e 4 incontri di dialogo tra il Rettore Maggiore e l'Assemblea su temi di animazione e governo della Congregazione. Argentina, creare speranza tessendo legami. A Santiago dell'Estero ci sono tantissimi giovani bisognosi che stanno riscoprendo il gusto di sperare in un presente di dignità e un futuro migliore. Questo grazie al progetto Merendero, uno spazio gestito dai Salesiani e Giovani Insieme, in cui per 4 giorni alla settimana circa 100 ragazze bisognose ricevono una merenda e un'occasione per stare insieme. Provenienti da realtà altamente problematiche, questi giovani possono trovare al Merendero una scialuppa di salvataggio che li porta poi a conoscere le altre iniziative educative, formative e spirituali messe in campo dall'Oratorio Salesiano. E alla fine in tanti danno una svolta radicale alla loro vita. Asia Est Oceania. Dalla regione Asia Est Oceania arrivano belle testimonianze dei giovani, senza trascurare però gli appuntamenti istituzionali. Vediamoli. Visita straordinaria nelle Filippine Nord. È iniziata lo scorso 8 febbraio la visita straordinaria all'Ispettoria delle Filippine Nord, FIN, condotta da Don Alfred Maravilla, consigliere generale per le missioni. Pur essendo originario delle Filippine, Don Maravilla è partito come missionario in Papua Nuova Guinea più di 30 anni fa. Per questo, al fine di capire meglio l'organizzazione e il piano educativo pastorale salesiano, PEPS, dell'ispettoria, nei primi giorni della visita, prima di recarsi nelle singole case, il visitatore ha avuto un incontro online con i direttori e poi, ultimata la quarantena per il viaggio, ha incontrato in presenza tutti i coordinatori delle commissioni ispettoriali e il consiglio ispettoriale. Pakistan. Nulla osta per l'apertura della causa di Akash Bashir. Akash Bashir, 20 anni, di nazionalità pakistana, il 15 marzo 2015 si sacrificò per impedire che un attentatore suicida provocasse una strage nella chiesa di San Giovanni a Johannabad, quartiere cristiano di Lahore, in Pakistan. Aveva studiato all'Istituto Tecnico Don Bosco di Lahore ed era diventato volontario della sicurezza. Ha vissuto la sua fede attraverso il servizio della sua comunità, fino al punto di dare la vita per salvare le persone che erano riunite all'interno della chiesa per la messa domenicale. La comunità cristiana del quartiere di Johannabad è stata molto felice della notizia dell'apertura della causa di martirio di Akash Bashir. 1994-2015. La fase diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione di Akash Bashir inizia ufficialmente questo 15 marzo, nel 7° anniversario della sua morte. Questo giovane ex allievo salesiano diventa dunque il primo pakistano in cammino verso gli altari e rappresenta tutti i cristiani perseguitati nei paesi con una minoranza cristiana e tutti i giovani coraggiosi ed orgogliosi della loro fede. I salesiani attivi in Pakistan si sentono benedetti per far parte della vita e della storia di questo popolo e per poter toccare con mano la santità di un giovane che ha assorbito il sistema educativo salesiano, facendo dell'ordinario della vita qualcosa di straordinario. Thailandia. I giovani dell'MGS a confronto sul tema della strega.
Il 19 febbraio la pastorale giovanile salesiana della Thailandia, insieme ai membri della famiglia salesiana, ha organizzato un incontro per i giovani del Movimento Giovanile Salesiano, MGS, attraverso la piattaforma digitale Zoom. L'incontro, al quale hanno preso parte più di 300 ragazzi, si è basato sul tema della Strenna 2022. Fate tutto per amore, nulla per forza. Il principale relatore della giornata è stato Don Yarad Chayara, SDB, che ha guidato i giovani nella comprensione di San Francesco di Sales e del suo carisma, dal quale scaturisce il sistema educativo di Don Bosco. Congratulazioni a questi giovani per il loro entusiasmo. La formazione professionale in Vietnam. Le scuole professionali sono uno dei diversi modi in cui i salesiani del Vietnam contribuiscono al sistema assistenziale della collettività. Nonostante le scuole del paese siano per legge un'esclusiva dello Stato, i salesiani continuano ad occuparsi della formazione professionale tramite i loro centri di avviamento. Grazie a una rete capillare di contatti con le aziende locali, i CFP salesiani riescono a fornire agli studenti le conoscenze tecniche più adatte per inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro. Oltre alle competenze lavorative, la stella polare resta sempre la cura dei giovani a tutto tondo ed è per questo motivo che trovano spazio molti momenti di aggregazione e di confronto. Sono le stesse aziende che cooperano con i CFP a riferirlo. Scegliamo i diplomati delle scuole professionali salesiane non solo per la loro bravura, ma anche per la loro visione del mondo. Asia Sud. Febbraio è stato un tempo di importanti raduni nella regione dell'Asia Sud, con diverse ispettorie che sono state impegnate nei loro capitoli con tanto entusiasmo. Capitolo ispettoriale dell'ispettoria di Guwahati. Il 21esimo capitolo ispettoriale dell'ispettoria salesiana Maria Ausiliatrice di Guwahati, INCH, è stato celebrato dal 7 al 12 febbraio, moderato per la prima volta nella storia dell'ispettoria da un salesiano coadiutore, il signor Jobby Mani. 66 capitolari e 8 osservatori invitati hanno partecipato al capitolo. All'appuntamento sono intervenuti in diversi momenti anche l'arcivescovo di Guwahati, Monsignor John Molakira, e l'arcivescovo emerito, il salesiano Monsignor Thomas Menamparampil. A margine del capitolo è stata anche rilasciata la nuova Bibbia in lingua assamese, frutto di un lungo lavoro ecumenico coordinato dal salesiano Don Lucose Ceruvalel e volta a favorire la conoscenza delle scritture tra i circa 30 milioni di parlanti di questo idioma. I 25 anni dell'ispettoria di Nuova Delhi. L'ispettoria Gesù Buon Pastore di India Nuova Delhi, IN, ha celebrato sabato 19 febbraio 2022 la conclusione dell'anno giubilare per i 25 anni della sua fondazione. 1997-2022. La celebrazione è stata appositamente fissata al termine del capitolo ispettoriale, tenutosi dal 14 al 18 febbraio 2022 ed ha raggiunto l'apice con la solenne eucaristia presieduta da Monsignor Leopoldo Girelli, nunzio apostolico in India. D'altra parte, il nono capitolo ispettoriale dell'ispettoria di Nuova Delhi in presieduto da Don David John Maniparamben, ispettorin, e moderato da Don Sajen George, ha visto la presenza di 52 capitolari, oltre a Monsignor Anil G.T. Kuto, arcivescovo di Nuova Delhi, e rappresentanti della famiglia salesiana. Durante i raduni si è riflettuto sul tema «Quali salesiani per i giovani d'oggi?» e a margine dell'attività del capitolo è stato anche inaugurato il canale ufficiale YouTube dell'ispettoria IN. Capitolo ispettoriale di Chennai. L'ispettoria salesiana San Tommaso Apostolo di Chennai IN
ha iniziato il capitolo ispettoriale il 22 febbraio presso la casa ispettoriale Don Bosco con 116 capitolari. Don José Cochancunel, ispettore IM, ha dichiarato aperto il capitolo ispettoriale che vede Don Patriarch Rayapan come regolatore. La celebrazione eucaristica inaugurale è stata presieduta dall'arcivescovo di Madras Mirapore, Monsignor George Antonisami, che ha sottolineato: Don Bosco ha trasmesso un'eredità ed una spiritualità di accompagnamento che deve essere vissuta nella nostra missione con i giovani d'oggi. Europa Centro e Nord. Nell'Europa centro-settentrionale, sconvolte da avvenimenti impensabili, i salesiani restano a fianco dei giovani e celebrano la vita. Slovenia, 26° capitolo ispettoriale dei salesiani. Il 26° capitolo ispettoriale dell'ispettoria Santi Cirillo e Metodio della Slovenia, SLO, con sede a Ljubljana, si è svolto dal 14 al 18 febbraio e si è realizzato in spirito di incontro e condivisione fraterna sotto la guida del moderatore Don Jure Babknik, SDB, delegato ispettoriale per la pastorale giovanile. 28 capitolari hanno rinnovato il regolamento ispettoriale ed attuato le linee guida per i prossimi 3 anni. L'ispettore e presidente del capitolo, Don Marco Kochknik, SDB, alla fine dell'assise ha affermato: andiamo avanti nella speranza, come in un bosco, con i giovani e per il Signore. La messa conclusiva è stata presieduta da Monsignor Peter Stumpf, SDB, vescovo di Murska Sobota, che durante l'omelia ha sottolineato l'importanza dei salesiani nella Chiesa. Il salesiano ha un sano sguardo sul mondo, la fede e la Chiesa. Ucraina, siamo con voi. Nella drammatica situazione vissuta dall'Ucraina a partire dalla fine di febbraio, la presenza salesiana si è caratterizzata per la vicinanza fattiva, attuale, concreta e solidale con i giovani e con tutta la popolazione bisognosa. I salesiani tornarono in Ucraina nel 1990, dopo che la prima presenza risalente ai tempi del Beato Filippo Rinaldi, terzo successore di Don Bosco, era stata cancellata dalla sovietizzazione del paese. I figli di Don Bosco sono presenti nelle diverse grandi città del paese: Kiev, Leopoli, Zitomir, Dnipro, Odessa, così come nella realtà di Khorostivshiv, Perimishlani e Birkbra. La loro presenza è articolata sotto 2 diverse circoscrizioni: quella dedicata a Maria Ausiliatrice e facente capo alla visitoria dell'Ucraina greco-cattolica, con sede Kiev, e quella appartenente all'ispettoria San Giacinto di Polonia-Cracovia, che raccoglie i religiosi di rito latino. Sostenuti dagli aiuti internazionali, giunti in spirito di solidarietà letteralmente da tutto il mondo salesiano, anche dalle ispettorie più povere, i salesiani in Ucraina restano vicini alla popolazione fino all'ultimo momento, lavorando per l'accoglienza nei rifugi della popolazione bisognosa, accompagnando donne, bambini ed orfani verso i confini occidentali ed offrendo sostegno spirituale e morale a tutti, cercando di essere quelli che danno la speranza alla popolazione disillusa.
Interamerica. Per la ragione dell'Interamerica, la principale notizia è stata certamente la presenza del rettore maggior, Don Ángel Fernández Artime, sul proprio territorio, ma c'è anche dell'altro. Ecuador. Esercizi spirituali della regione Interamerica. Dal 4 al 10 febbraio i consigli spettoriali della regione Interamerica si sono radunati in Ecuador, a Quito, per partecipare agli esercizi spirituali con il rettore maggiore, Don Ángel Fernández Artime. In totale, presso il Centro di Spiritualità e Convegni di San Patricio si sono raccolti 77 salesiani in 13 spettorie, oltre al rettore maggiore e al consigliere regionale Don Hugo Orozco. Si è trattato di un'esperienza senza precedenti che, secondo lo stesso rettore maggiore, cerca di avvicinare i consigli spettoriali al decimo successore di Don Bosco ed incoraggiarli, soprattutto in questo periodo in cui, a causa della pandemia, la presenza e la vicinanza, valori profondamente salesiani, sono stati tanto colpiti. Gli esercizi spirituali si sono concentrati sulla prima sfida del sessegno 2020-2026, che si riferisce all'identità salesiana. Il tutto inquadrato nella prospettiva di San Francesco di Sales, la cui spiritualità è al centro della strada per il 2022. Ecuador. Visita di animazione del rettore maggiore in Ecuador. Sbarcato a Quito il 4 febbraio, il rettore maggiore ha realizzato la visita all'ispettoria dell'Ecuador, ECU, nei giorni 10 ed 11 febbraio, subito dopo gli esercizi spirituali con gli ispettori e i consigli ispettoriali della regione. Il decimo successore di Don Bosco ha fatto sentire la propria vicinanza alla famiglia salesiana dell'Ecuador, prendendo parte a numerosi appuntamenti. Incontrando la famiglia salesiana locale, ha dato ai presenti un solo consiglio: che siate tutti uomini e donne buoni, che siate santi. Ai giovani del Movimento Giovanile Salesiano, MGS, ha invece rimarcato: il Signore Gesù Don Bosco e i giovani che verranno dopo di voi hanno bisogno di voi. E per questo li ha incoraggiati ad essere discepoli missionari. Infine, durante l'incontro con i salesiani e i laici dell'ispettoria, ha affermato: come congregazione non abbiamo altra via che quella della missione fatta insieme. Colombia. Visita straordinaria all'ispettoria di Medellín. Ha avuto inizio lunedì 14 febbraio la visita straordinaria che Don Miguel Ángel García Morquende, consigliere generale per la pastorale giovanile, sta conducendo all'ispettoria salesiana San Luigi Bertrando di Colombia Medellín. Don García Morquende è ora impegnato ad incontrare la comunità, i giovani e i collaboratori di ciascuna delle 18 presenze salesiane dell'ispettoria COM, che copre i territori occidentali del paese. La visita straordinaria durerà in totale 11 settimane e il suo termine è in programma il 21esimo capitolo dell'ispettoria, durante il quale verranno messe in luce le sfide e gli impegni che l'ispettoria dovrà affrontare nei prossimi anni. Repubblica Dominicana, il premio della gioventù. L'11 febbraio la comunità salesiana di Barahona
ha celebrato la seconda edizione del Premio Spettoriale della Gioventù nell'auditorium dell'Università Autonoma di Santo Domingo presso il campus di Barahona. Nell'occasione sono stati omaggiati i giovani che si sono distinti in diversi ambiti di servizio a favore dello sviluppo del paese, in particolare quelli che hanno lasciato un segno significativo attraverso i loro mestieri. All'evento hanno partecipato il signor Rafael Feliz, ministro della Gioventù, Monsignor Andrés Napoleón Romero Cardenas, vescovo di Barahona, il sindaco del municipio di Barahona, Víctor Fernández, insieme a varie autorità e i giovani protagonisti della serata. Mediterranea. Il ricordo del passato, il lavoro per l'attualità del presente e lo sguardo al futuro sono tutte realtà sperimentate nella regione mediterranea in questo mese di febbraio. Il punto della situazione sulla pastorale giovanile in Europa. Una trentina di responsabili della pastorale giovanile delle ispettorie salesiane d'Europa si sono incontrati a Fatima, in Portogallo, dall'8 all'11 febbraio per riflettere sul lavoro dei delegati ispettoriali di pastorale giovanile e condividere le buone pratiche in questo compito. Animati dal consigliere generale per la pastorale giovanile, Don Miguel Ángel García Morquende, i delegati hanno anche analizzato come stiano venendo accolti a livello pratico i documenti sulla pastorale giovanile e la famiglia e sulle parrocchie e santuari affidati ai salesiani. Infine, si è anche ragionato insieme su come incidere nella formazione pastorale dei formatori salesiani, su come realizzare l'accompagnamento pastorale durante la formazione iniziale e su come rendere efficace la collaborazione dei laici nella formazione pastorale permanente delle comunità. Italia. 100 anni dell'oratorio Michele Rua. L'oratorio salesiano Michele Rua di Torino festeggia quest'anno i suoi primi 100 anni. Era infatti il 1922 quando Don Unate aprì le porte di questo oratorio, presto diventato un luogo di culto e gioco che ha sempre accolto numerosi bambini, figli delle tante immigrazioni che hanno colorato il volto del quartiere. Ancora oggi, come 100 anni fa, l'oratorio si riempie di tantissimi ragazzi che fanno tutti parte della grande comunità del Michele Rua. Tra le iniziative in programma per festeggiare il centenario dopo l'apertura ufficiale si segnalano una raccolta di testimonianze da parte dei frequentatori di oggi e di ieri, una mostra fotografica e le visite nei prossimi mesi del Rettore Maggiore e il suo vicario. Portogallo. World Youth Day Don Bosco 23. In preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù 2023, che si svolgerà a Lisbona, in Portogallo, il movimento giovanile salesiano ha lanciato il World Youth Day Don Bosco 23. L'organizzazione responsabile della convocazione e della partecipazione dei giovani dei vari ambienti salesiani di tutto il mondo alla GMG di Lisbona 2023. World Youth Day Don Bosco 23 servirà anche ad accompagnare tutte le iniziative, le attività e momenti specificatamente previsti per la GMG vissuta secondo il carisma di Don Bosco. Con un logo ben identificabile ed una presenza significativa su internet e nelle reti sociali, l'iniziativa World Youth Day Don Bosco vuole essere una sorta di marchio che identifichi il movimento giovanile salesiano e che motivi i suoi giovani a percorrere il cammino verso la GMG come un pellegrinaggio. E anche per febbraio, cari amici di ANS News Video, è tutto. Continuate a seguirci per essere sempre informati sulle attività salesiane come Don Bosco, sempre al servizio dei giovani e insieme ai giovani.